Si chiama Drama Tra. Una volta al mese, a bordo di un tram anni 20, giovani attori interpretano la storia di Milano. È un souvenir. Oh, che bel nome! Biglietto questo. Il vecchio tram diventa il palcoscenico di un'insolita pièce in movimento. Protagonisti, un bigliettaio e una contessa. Davanti a 40 spettatori passeggeri. Sapete qual è la musica che ascoltiamo sempre, tutti i giorni noi bigliettai? È la musica del tram, dei binari. L'idea dello spettacolo su rotaia è di un gruppo di giovani appassionati della storia di Milano. Noi siamo un'associazione culturale nata da giovani under 30, 3 anni fa, e realizziamo visite teatrali qua a Milano. Eccola lì, la mia chiesa. Quale? Questa? San Giovanni in Conca. Questa sera che cosa vedremo? Stasera il Drama Tram, che è l'ultimo mercoledì di ogni mese, ed è un viaggio su un tram storico degli anni 20 che racconta le leggende di Milano e le storie di Milano del Novecento e prima. Vedremo intanto la città di Milano, raccontata in tutti i suoi aneddoti più particolari, e poi anche una storia d'amore un po' sui generis tra noi due. In effetti si va in giro per Milano, noi... intorno c'è questa storia un po' d'amore, pseudoamore, un po' di litigio, e nel frattempo, mentre passiamo davanti ai luoghi, raccontiamo magari degli aneddoti, delle leggende, delle cose storiche. L'obiettivo è riportare in vita storie e leggende dimenticate e soprattutto riportare la gente a conoscere la propria città, perché è dedicata principalmente ai milanesi.